stasera si voglia un manifesto dell'anticalcio all'Olympia Stadium di Berlino, che non è neanche lo stadio dell'Union Berlin, però vabbè. Niente, Napoli vince con un tiro in porta pazzesco, porta palla perché nel primo tempo in mezzo al campo Tusara. Giocolette vorrebbe uno sbocco a destra, fa fatica anche a trovare l'ultimo passaggio per poi tirare, perché io non ricordo tiri, ma neanche doppio fuori, che non lo premia. Molto difficile la gara, e anzi il mio Berlin praticamente nel primo tempo è quella quasi sempre triplicato che crea, quella che crea, perché il vantaggio del Napoli. Fofana e l'altro, il Bouti, l'unica volta che era la palla mezza strana da quel triangolo con l'errore di Diogo Leite, che hanno fatto ballare la Campara, ma niente, uno contro uno ballare no, però non lo tieni mai, sei sempre perdente, diciamo che Fofana impegna Laiduni, Kral, Fofana dà il via al gol e poi annullato per il suo fuorigioco, che strappava. Allora rimessa dal fondo per Alex Meret. Sì, il Napoli qualcosa dei singoli, poi qualche sprazzo di gioco da meno Napoli, ma alla conclusione non ci sono mai arrivati. Merito di Knoche, che di Diogo Leite e Cocina. Non la gioca dietro il Napoli, va Meret lungo e noi andiamo invece da Carlo Landoni. E Rono praticamente mi ha impegnato, come detto, al 64esimo arriva il primo tiro ed è il gol di Raspadori. Spinge Behrens, infatti salta a vuoto. Diogo Leite, calcio di punizione per l'Union, che sono una palla messa lì, come può in questo finale. Diogo Leite fa per spazzare, ma la ridà a Kvaratskhelia, palla messa in mezzo proprio a Kvaratskhelia. Kvaratskhelia si va via al numero 5, al centrale Cocci. Può mettere anche i tre centrali, Mette dietro, ha fatto con Raspadori sul primo palo, mette dentro, occhio che non è ancora finita, Gosens in mezzo, che arriva in area di rigore, buca Diogo Leite, prova ad arrivare Lobotka, c'è Trimmel che non passa su Matteo Rivera, vuole evitare anche il corner e ci riesce, bravo a rinviare il pallone Lobotka, Kvaratskhelia può correre, Napoli sta correndo, Simeone arriva Lindstrom, va Kvaratskhelia che ancora corre in corpo, non è riuscito gioco, no? A creare comunque l'ultimo passaggio perché gioca la Raspadori in mezzo. Non potevano forzare anche la sua ultima corsa, perché secondo me può mettere i due attaccanti. Ma Simeone Lindstrom toglie Kvaratskhelia. Stessa cosa per l'Union Berlin, perché non giocava Behrens, è entrato Behrens con Kevin Folland e ora le palle lunghe, le palle alte le gioca. Anche loro. Boh. Ora entra Ostigard a posto di Kvaratskhelia, ennesimo assist, ragazzi, si è ripreso il Napoli sulle spalle, che vince a Kvaratskhelia. Però ha messo tanta struttura, cioè, nel senso, messo un saltatore, anche perché però non sono contento, non sono contento perché non ho visto calcio questa sera, una vittoria che serve senza dubbio, una vittoria d'oro, ma gioco oggi gioco. Gioco, magari il gioco si è visto il fallo laterale. Adesso la cosa più interessante è sicuramente tra pochi il tiri, recupero, ragazzi, pochi tiri, ma manco fuori, cioè un tiro fuori di Elmas, se mi ricordo, dopo il gol l'Union Berlin, cioè la palla messa in mezzo per il colpo di testa di Gnocchi che fa fin di fallo, tanto così. Mezzala, Zielinski, altra mezzala, Elmas al posto di Kvaratskhelia davanti e Simeone e Lindstrom a completare la nuova versione non del ricordo Napoli, altro lancia in avanti per comunque nell'Union Berlin giocherà Nichedira, che è il volta fratello del pimpinoto ormai è ritirato, no, che... Cosa sorprendente dell'Union, provando sicuramente con le mosse, con gli attacchi, con le giocate offensive, Behrens, ma non schioda delle centrali da lì, prova. Non sale col baricentro, rimane comunque basso. Nulla, come nulla se cosmico. Cioè, siamo al 90esimo. Secondo me con Kral è anche, anche difficile da dare un proprio pensiero verticale, ma è sempre o laterale o all'indietro.
Magari il Napoli l'ha meritata per il passo tecnico, ma l'Union Berlino, ma poi il Napoli la perde e allora è vero che tecnicamente inferiore, che di Lorenzo ci arriva pure stavolta, Ostigar da una mano, però è quella che ci ha provato di più, una palla riproposta, solito Rachmani e prova a correre Jesper Lindstrom. Boh, quasi se la ritrova addosso, sono obiettivo, sono obiettivo, non ho visto un grande allungati per Quara. Qui però tocca per ultimo c'è la dove merito chi vince il Napoli, l'arbitro si è già posizionato con la fronte Napoli verso vince. Il campo di gioco dell'Unione 1-0 andrebbe a 6 punti, andrà con le mani diciamo il capitano Di Lorenzo, che ha giocato la solita ottima partita, che può stare relativamente tranquilla, deve fare i 6 punti soprattutto perché loro hanno messo contro l'Unione Berlin, c'è un giocatore che fa giocare sempre lì, quindi lo va Sporting a cercare Braga. Ricordo che e poi andare lo fa Otusaro Laiduni a rotazione, mentre allora, ancora Rachmani per Napeo nel corso del match vedremo con cosa raccoglie. Traballamento ha preso la io finisco il video qui, con Becker, mancano poi 4 minuti e se non c'è un perdino anche vero pareggia, che poi dopo gli attaccanti avevano corso tantissimo, è difficile trovare ancora tanta profondità. Passate nel link in descrizione Knoppe, a tutti, anche Becker, all'ultimo, c'è per Berlino, entrare cosa classica di quando WhatsApp. Non avvengono i risultati. Becker, eccola qui, è il 27 Becker, veramente e si arrabbia con Locke, la fatica a passare ai compagni, perché voleva la palla su di lui. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, altro lancione. Palla buttata, il video del Nintendo sta andando benissimo, occhio, seguiamo questa azione dentro, Kral, attenzione, attenzione Meret, vabbè facciamo la live reaction, capito, tanto il pensiero della partita è quello, palla sul secondo palo, lunghissima per tutti, e finisce il fallo laterale e Napoli può respirare dopo 30 all'ora. 2 minuti e mezzo alla fine, 2 minuti e 20. Se n'è andato in mezzo, ne manca. Prima ancora Laiduni. Laiduni. Non lo serve, ma crossa lui. Palla in mezzo per Berenson. Arriva. Dall'intervento del solito Rachmani. Difesa oltranza del Napoli adesso. Non so quanto verrà lungo questo video. Vediamo se il Napoli riesce a ripartire. Simeone sceglie una palla indietro. Ahia, Simeone sbaglia tutto. Nell'idea la Laiduni. Poi commette pure fallo, forse no. No, è lo Ostigard. Parte Ostigard. Preferisce far correre Lindstrom, prende un calcione Ostigard. Lindstrom si impegna e ci arriva, deve dribblare pure il guardaline. Lindstrom con un'accelerazione pazzesca. Se n'è andato Lindstrom, questo è fallo ragazzi. Fallo. Ma fallissimo su Lindstrom. Trattenuta la Luni, non può andare. Riparte Lindstrom, attenzione. Imbucata dentro per Tussar, Tussar. Che torna da Geraldo Becker. Becker Folland vuole il pallone, Lorenzo che va a spendere un fallo importante per far passare i secondi e far tornare Lindstrom. Adesso butterà la palla dentro sicuramente. Ha tenuto di Lorenzo, poi Becker lo rimane al suo posto. Vabbè, a livello proprio basso il calcio, sta venendo 58 secondi alla fine, questi momenti danno fastidio, c'è bisogno di concentrazione, ultimo minuto di partita, ultimo minuto di sofferenza per il Napoli, arriva il posto dentro Berens, Elmas, attenzione Diogo Leite, la giocata nello stretto, alla fine il pallone lo spazza via Piotr Zielinski, c'è Ronno Zielinski che fa il centrocampista, gestisce il pallone per gli ultimi 40 attenzione. Secondi, andato da Gosens, altro lancio, altra testa di Berenz, secondi. Bravissimo Ostigard, è entrato per quello e lo fa bene Trimmel, le larga per Laiduni, Laiduni fuori da Diogo Leite, Leite la alza morbida nell'area di rigore, arriva il cross, c'è attenzione. La torre di pallone di Ostigard, Ostigard ancora, poi Simeone lotta con Gosens, combatte il ciolito, 4:50, mancano 10 secondi, non deve passare questa palla che invece passa, bravissimo Simeone. Bravissimo a metterla in fallo laterale, finisce qua anche se non c'è il triplice rischio, e dice che bella arriva, ecco finito. Napoli spanca Berlino.